Le fonti Instant Focus, siamo arrivati anche per questa giornata a uno degli approfondimenti sulle fonti TV. E guardate, noi parleremo di Russia e Ucraina, aggiornamenti in diretta, ma non solo, perché poi da lì a cascata andremo ad analizzare tutti i temi caldi del momento che ci portano ovviamente come sempre a parlare dell'inflazione, del rincaro delle materie prime, quindi di conseguenza delle spese molto alte per le famiglie. E sto proprio leggendo una notizia che poi commenteremo. Sulle famiglie, questo è diciamo, un rapporto della Banca Centrale Europea, le famiglie attingono in questo momento ai risparmi contro il caro energia, c'è un impatto insomma, sui nuclei poveri. Naturalmente serve una politica fiscale mirata, questo è diciamo, l'obiettivo finale, sarebbe l'obiettivo finale, però per quanto riguarda le famiglie più povere l'impatto di queste spese elevate è circa 5-6 volte maggiore appunto, come ho già detto, per le famiglie più povere ed è veramente una situazione che secondo l'analisi della Banca Centrale Europea deve essere risolta nel breve tempo possibile perché la domanda di energia, questo è il virgolettato, non è elastica nel breve termine. Questo ampio aumento dei prezzi implica un declino dei consumi delle famiglie che necessita di essere assorbito o tramite una riduzione dei consumi non energetici di prodotti e servizi, però in questo momento pare che non sia possibile neanche fare quello perché aumenta tutto, o attraverso una riduzione del risparmio o tramite un aumento dei guadagni. Anche questo, almeno io parlo per il nostro paese, poi probabilmente la situazione è diversa in altri paesi, ma insomma la situazione in Italia vede tutti questi bei tasselli essere abbastanza precari e appunto le famiglie attingono ai loro risparmi per attutire l'impatto che i prezzi più elevati dell'energia hanno sui consumi. Partiamo da qui, poi magari lo vediamo meglio questo rapporto della BCE, ma è molto interessante. Intanto saluto Marco Girardo, caporedattore Economia di Avvenire. Marco, grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere. Allora, da dove voglio, cioè adesso io non è che voglio essere negativa per forza di cose, però leggendo questi primi spunti dal rapporto della Banca Centrale Europea, che peraltro a questo punto parlo con la regia, partiamo dall'aumento dei prezzi e la carenza di materie prime, il tema che avrei voluto analizzare dopo, e poi torniamo sulla guerra, perché di questo si tratta. Dicevo, non voglio essere negativa, Marco, ma tu cosa ne pensi? Perché qui abbiamo visto, allora, prezzi che salgono, non solo energetici, e allora per aiutare le famiglie a causa del rincaro dei prezzi energetici bisognerebbe abbassare gli altri prezzi, ma insomma qua sta aumentando tutto per le ragioni che sappiamo. Altrimenti, per evitare l'abbattimento del potere d'acquisto, bisognerebbe aumentare i guadagni, ma insomma dove? Cioè, come si fa in questa situazione un po' tutta incastrata? E poi il risparmio. Il capitolo risparmio sappiamo essere importante per l'Italia e per gli italiani, popolo di risparmiatori, ma il risparmio. E sono dati che sono usciti proprio in questo periodo, è stato assolutamente annientato, cioè si perdono un sacco di risparmi in questa situazione. Quindi dove possiamo attingere se non arrivano? E qui è l'altro aspetto che mette in evidenza la Banca Centrale Europea, delle politiche fiscali mirate. Lascio a te, insomma, partiamo da dove reputi sia più utile e poi analizziamo tutto quanto. Guarda, è interessante effettivamente il punto che hai toccato rispetto a questo rapporto diffuso oggi dalla Banca Centrale Europea sulla relazione tra l'elemento del risparmio, che è una delle caratteristiche forti della nostra economia, e il fatto che, soprattutto per le persone che non hanno una disponibilità di reggere a un urto così forte, così asimmetrico come quello dell'inflazione dovuta ai prezzi energetici, c'è in questo momento la necessità di attingere addirittura a risparmi per far fronte a queste spese. Questo ci indica due o tre cose importanti. La prima ci fa capire ancora una volta come l'inflazione sia effettivamente una tassa regressiva che colpisce evidentemente le persone che hanno una disponibilità minore di entrate e per cui di fronte a una esplosione della forza dei prezzi così anelastica come quella dell'energia e quindi dell'inflazione dovuta all'energia, si vedono costrette addirittura a attingere risparmi e questo aumenta il divario e fa aumentare anche la fetta delle persone che entrano in quella fascia cosiddetta di povertà relativa, che se non sbaglio sono quantificate in questo momento in 1 milione in più solo Sì, in sì, sì, Italia, sì, sì. dovuto a questo rincaro dei prezzi. Il secondo elemento che ci fa capire questo rapporto è che ci sono diversi tipi di inflazione. C'è un'inflazione, in qualche modo che è dovuta
che è quella che viene chiamata core, insomma, che è relativa ai beni ad alta frequenza e quindi oltre all'energia il cosiddetto carrello della spesa, è un'inflazione più generale dovuta ai fattori legati alle materie prime più in generale. Allora, se dobbiamo fare delle politiche fiscali mirate, come suggerisce anche in questo rapporto indirettamente la Banca Centrale Europea, bisogna andare a concentrarsi lì, cioè trattare l'inflazione non come qualcosa che sia generalizzato uguale per tutti, ma andando a cercare i sottotipi di inflazione a seconda di dove vadano a colpire. Per questo, diciamo, nel predisporre anche l'ultimo decreto energia che è stato firmato, qualche cosa in questa direzione si fa. È stato prorogato il bonus per i carburanti, per diciamo il taglio delle accise, è stato approvato la tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche per tenere sotto controllo i prezzi, ma nulla di tutto questo servirà, a mio avviso, senza la cosiddetta, diciamo, arma unica per frenare la corsa dei prezzi, che è quella di un tetto al prezzo del gas a livello europeo. Senza questo difficilmente si conterrà l'inflazione. No, assolutamente, per questo è quello che chiede da tempo Mario Draghi. Il problema è che i tempi sono lunghi per arrivare a questo e in questo momento l'Europa è, diciamo, impegnata anche su altri fronti. Il problema è che bisognerebbe insomma accelerare un po' gli accordi, però sembra che non si riesca a raggiungere questo obiettivo, no? Oh, guarda, non so se sia più o meno possibile, io propendo per la prima ipotesi, cioè che sia più possibile raggiungere questo obiettivo dopo le elezioni francesi, insomma dopo la vittoria abbastanza larga in ogni caso di Macron, perché diciamo in questo momento chi detiene la possibilità di decidere sul tetto dei prezzi del gas in Europa è la Francia, che è il paese, certo, che ha l'autonomia energetica più elevata, la seconda economia dopo la Germania, ma quella che insomma dipende in maniera residuale dalle fonti energetiche russe, al nucleare, con cui produce quasi un quarto della sua domanda interna, lo esporta, ha comunque attivato anche negli ultimi anni una seria diversificazione sul fronte delle rinnovabili, per cui diciamo dalla forza della sua autonomia potrebbe farsi latore anche presso i paesi più riluttanti, a partire dalla stessa Germania, avvicinarsi alle posizioni italiane e spagnole, perché visto che Macron adesso non deve più risolvere la questione della sua riconferma, insomma è saldamente in carica per 5 anni, e poi su questo potremmo discutere, ma insomma il risultato è abbastanza largo, e quindi potrebbe in questo caso accelerare anche questo asse con Draghi e la Spagna, soprattutto per porre il tetto dei prezzi del gas in Europa. Come dire che adesso non abbiamo più scusanti, perché effettivamente è vero, tu hai toccato un tasto che a cui magari non si pensa sempre. C'erano le elezioni in Francia, la Francia è quella più, diciamo, autonoma da un punto di vista energetico ed è quella che potrebbe in qualche modo, no, accelerare questo processo, ovviamente facendo asse con gli altri paesi che hanno un ruolo cruciale in questo accordo. Non abbiamo più scuse a questo punto? Non abbiamo più di scuse, e credo che se ne sia accorto da questo punto di vista anche il presidente russo, anche Putin, che è stato tra i primi a complimentarsi per la rielezione di Macron. Non lo sottovaluterei nemmeno questo dato, perché sa che in questo momento, diciamo, all'interno dell'Europa la voce più determinante, sia per lo stop all'embargo, per l'embargo dal petrolio russo, sia per il tetto dei prezzi del gas, che comunque limiterebbe in questo caso ovviamente anche il potere, diciamo, da questo punto di vista ricattatorio russo nei confronti dell'Europa per le sue forniture di gas, sa che la voce determinante è quella francese, quella di Macron, per cui questo messaggio va letto anche in questo senso. Sì, no, infatti quando effettivamente tra le varie dichiarazioni arrivate dai leader per complimentarsi con Emmanuel Macron ho letto anche quella di Vladimir Putin, per un istante insomma ho fatto un piccolo balzo dalla sedia, però chiaramente poi ci sono dietro tante situazioni commerciali. Potrebbe, ma non so, adesso azzardo perché ne stiamo parlando, e potrebbe aiutare anche a smuovere qualcosa da un punto di vista più diplomatico, appunto sul fronte bellico, questa nuova rielezione, il fatto che magari alcuni equilibri andranno un po', si spera, a sistemarsi.
Credo di sì, che potrebbe effettivamente, perché adesso diciamo, il quadro in Europa è ancora più chiaro e in tal senso sarà pure un'elezione minore, però No, diciamo l'unica quella cosa che era slovena. abbastanza scontata, forse, no? No, Come sì, rielezione. quella francese sicuramente, ma intendevo che poi abbiamo avuto anche il cambio di guida in un piccolo paese come la Ah, Slovenia, comunque paese sì. confinante con l'Italia, paese che faceva parte del cosiddetto patto di Visegrad, quindi diciamo vicino ad Orban, ed è un patto che dopo l'invasione russa in Ucraina, insomma, ha un po' vacillato, decisamente vacillato, si è un po' sfaldato. Abbiamo il cambio di guida, abbiamo l'arrivo, diciamo, di un liberale, quindi diciamo di una figura molto diversa da Jansa, che era considerato un po' lo scudiero di Orban dentro a fianco a lui nell'Unione Europea, per cui anche lì abbiamo un piccolo cambio di assetto, un riequilibrio di poteri all'interno dell'Unione Europea, più che di poteri di equilibri, no? Di pesi. Per cui sicuramente l'elezione francese, questo piccolo addendo dell'elezione in Slovenia, cambia un po' l'assetto. Però secondo me ancora di più conterà sulle possibilità di una nuova azione diplomatica per tentare di fermare la guerra, quello che sta succedendo in Cina e sul quale se vuoi poi parleremo, ecco. Ah sì, no, adesso ci arrivo. Giusto per un'ultima piccola domanda, flash su Macron, lui ha detto risponderemo alla rabbia del paese, cioè il paese, ovviamente la Francia, ma in generale la rabbia è dovuta a tante cose, no? Da tante cose, il Covid, le restrizioni e le crisi, le code delle crisi che ancora ci portavamo, anche se vogliamo l'Europa che in qualche modo, insomma, deve un attimino risistemarsi al suo interno e poi c'è la guerra e poi i prezzi che salgono, insomma, la rabbia del paese. Cosa ne pensi di quello che ha dichiarato appunto Macron, fermo restando che sono dichiarazioni abbastanza scontate? Ha detto sarò il presidente di tutti proprio perché in questo momento c'è un malcontento generale, no? Che poi si vede proprio anche, visto che noi parliamo di economia, nel sentiment e insomma nel fatto di non riuscire a vedere oltre un certo periodo per forza di cose. Lui, diciamo, obiettivamente in questi 5 anni ha impresso un forte rinnovamento della struttura economica francese, ci è riuscito in buona parte, ma non va dimenticato che ha avuto anche una forte opposizione, ricordiamo la vicenda soprattutto dei Gilets Jaunes, dei Sì. Gilets Gialli, che si è saldata con alcune frange del populismo, in parte del populismo estremista, se vogliamo, di destra, quando ci fu il momento in cui si spinse proprio sul cambio di paradigma energetico, sulla transizione ecologica, si tentò di aumentare, anzi di mettere le tasse ulteriori sui prezzi del gasolio. Questo coinvolse in gran parte anche il ceto produttivo agricolo del nord della Francia, quindi gli agricoltori francesi. Si saldò questa protesta con il movimento populista ed avemmo quasi 1 anno e mezzo di duri scontri che arrivarono fino in Francia, cioè arrivarono fino sotto l'Eliseo. Quella frangia di protesta è rimasta latente. È confluita in parte in un voto che comunque è molto alto, quello conseguito da Marine Le Pen, cioè arrivato a un livello in cui non era mai arrivato per un partito che è sostanzialmente nazionalista di destra in Francia, per cui a tutta quella frangia di paese adesso Macron dovrà riservare delle attenzioni, credo, particolari in un tentativo di riconciliazione. Non sarà facile perché questo è un elemento di protesta che si salda con il malessere per una globalizzazione che ha fallito, per una transizione che rischia di far pagare magari ceti meno abbienti, quindi se la transizione ecologica e energetica non è accompagnata a un rispetto di una transizione sociale, è difficile realizzabile, genera scontri, genera conflitti, lo farà anche nel nostro paese. Per Certo. cui adesso la sua sfida sarà questa, dovrà sicuramente scendere un po' dal piedistallo, perché l'accusa che viene mossa alle volte a Macron è quella di essere stato troppo elitario, ecco, anche per la sua origine, Sì, la sua appartenenza. forse per quello che ha precisato, anche se è una frase un po' fatta di circostanza, sarò il presidente di tutti, no? È chiaro. E poi prima o poi toccherà anche a noi, andare a votare, Marco, però, e lì però ne parleremo, ci sarà da Avremo discuterne. modo.
Sì, diciamo che riusciremo a fare dei bei approfondimenti su quello. Allora, però, guarda, anche qui un collegamento. Oggi si attendeva proprio la reazione dei mercati, no? Al risultato elettorale in Francia. Però i mercati oggi non riescono a festeggiare la vittoria di Emmanuel Macron. Non so se comunque fosse già scontata e quindi automaticamente è passata un po' in sordina, ma in realtà perché in questo momento ai mercati, tra le altre cose, sta facendo paura la Cina, lo dicevi tu, quindi torniamo a parlare di materie prime, cioè il tema dell'avanzata del Covid in Cina sta mettendo un po' sotto pressione appunto le materie prime che già sono sotto pressione per altri motivi, abbiamo visto il prezzo del petrolio scendere, adesso ci sono timori per una domanda offerta che possono non combaciare più e quindi con un conseguente rallentamento dell'economia cinese e se rallenta l'economia cinese vuol dire un rallentamento dell'economia globale che è già in atto. È per questo che non riescono a festeggiare Macron? Credo di sì, cioè sostanzialmente il crollo dei mercati asiatici questa mattina, in particolare delle borse cinesi, cioè perdite di 4 punti percentuali che sono rare su quel tipo di mercati, no? Con questa consistenza, anche perché la banca centrale cinese interviene spesso e volentieri in maniera molto forte, molto rapida, molto veloce per fermare eventuali sbalzi e volatilità eccessive dei mercati. Però sono crollate perché forse dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio occidentale che era concentrato moltissimo in questi ultimi 2 mesi, lo è stato giustamente sullo scenario bellico di guerra Ucraina, sul cambiamento degli assetti generali, ma forse abbiamo in qualche modo abbiamo sottovalutato l'effetto di questa recrudescenza della pandemia del Covid in Cina, cioè da 1 mese e mezzo un'area come quella di Shanghai, che è l'area commerciale cinese, ha 22 milioni di persone bloccate. Questo comporta un rallentamento evidente in quell'area. Adesso ipotizza anche un'ulteriore misura restrittiva da questo punto di vista anche per l'area di Pechino, quindi parliamo poi della capitale. Quindi è in atto una fase 2 del tentativo di rendere Covid-free completamente la Cina, che è stata la scelta delle autorità cinesi, no? Di farlo in maniera autoritaria. I loro vaccini hanno funzionato molto peggio rispetto ai vaccini cosiddetti occidentali, hanno continuato ad optare per i lockdown forzati, duri, ma quelli veri, insomma, quelli in cui le persone vengono messe negli hotel, non possono uscire, suscitando anche ultimamente qualche forma di protesta. Però questa era stata la scommessa di Xi Jinping per far vedere che la Cina, a differenza dell'Occidente, avrebbe saputo trattare e risolvere il problema del Covid in una maniera molto definita e precisa. Così è stato nella prima fase, con questa nuova variante, l'Omicron 2 e le sue sottovarianti. Non è più così facile contenere l'epidemia attraverso i lockdown forzati e non attraverso la politica vaccinale, i vaccini, per cui Pechino si trova in una situazione abbastanza difficile. Questo ha un impatto forte sulle materie prime. Petrolio oggi scendeva al WTI di 5 Sì. punti percentuali, quindi in maniera molto forte, essendo loro un grande consumatore, un grande importatore di materie prime per la loro struttura produttiva. Però questo impatto della fase 2 del Covid e di come le autorità cinesi dovranno rispondere, non avendo funzionato in qualche modo in questa fase la politica dei lockdown forzati, sarà una variabile molto importante per l'andamento dei mercati e che credo che nella giornata di oggi questo lo si veda abbastanza bene in borsa. Assolutamente, peraltro rileggo la notizia che riguarda la Banca Centrale Cinese che ha deciso di tagliare il suo coefficiente di riserva sui depositi in valuta estera di 1 punto percentuale e siamo all'8%. L'Istituto Centrale ha indicato in una nota che la mossa che sarà in vigore dal prossimo 15 maggio aiuterà le istituzioni finanziarie a utilizzare i fondi in valuta estera. Di fronte all'aumento dei casi di Covid-19, appunto quello di cui stavamo parlando, la Cina ha messo in campo alcuni lockdown locali e sta affrontando un rallentamento dell'attività economica, no? Anche perché poi tutto questo va a, come dire, a incidere sul sentiment. Appunto, abbiamo visto già persone che, proprio perché il meccanismo lì è quello che hai raccontato, è abbastanza risaputo, correre a fare scorte, no? Al supermercato, comprare di tutto di più proprio per il timore di essere confinati, cioè di non poter uscire fondamentalmente da casa e quindi c'è proprio, figuriamoci in prospettiva futura, no? Cosa potrebbe succedere all'economia. È anche per questo che, Marco, ti aggiungo quest'altra domanda che ovviamente poi include altre questioni, si comincia a dire
sì, ok, noi stiamo parlando di crisi soprattutto e di possibile recessione per alcuni paesi, soprattutto in relazione alla guerra, ma in realtà stanno succedendo tante cose che fanno pensare che questa situazione di crisi, chiamiamola così, non di recessione, speriamo che di non arrivare a parlare di recessione, possa perdurare anche dovesse finire la guerra, e questo ce lo auguriamo, ma insomma la coda sarà molto lunga. Sì, sono assolutamente d'accordo e così ci riagganciamo a quello che dicevamo prima, no? Il cambio di assetti, di equilibri fra populismi e diciamo, democrazie liberali occidentali all'interno dell'Unione Europea rispetto alla situazione ucraina-russa. Dicevamo che la Cina in questo può avere un ruolo forse ancora più importante, sia per la ripresa in generale e per evitare il rischio di recessione globale, ma sia anche per la situazione di sblocco a livello diplomatico. Perché? Perché insisto su questo aspetto, la scelta che hanno fatto in Cina sin dall'inizio della politica Covid-free totale attraverso i lockdown e le restrizioni aveva anche un chiaro intento politico, no? Era un messaggio per l'Occidente. Adesso questa situazione rischia di sfuggire un po' di mano perché non si dimostra tanto efficace come lo era nella prima fase, come è stata nel 2020, nel 2021. Abbiamo fatto mille discussioni sul Sì. fatto che cioè un paese, una democratura oppure qualsiasi dittatura o regime autoritario avesse più facilità, no? A bloccare mezza popolazione, metterla lì e cercare di bloccare il Covid. Sottolineando a volte anche il fatto che noi non eravamo in queste condizioni proprio perché non abbiamo quella struttura autoritaria che permette di fare questo. Adesso quella struttura non si presenta così efficace. Ci sarà un rallentamento dell'attività economica cinese, ci sarà una maggior necessità per Pechino di potenziare l'interscambio con l'estero e con i paesi occidentali, con gli Stati Uniti, siamo a oltre un trilione di dollari del valore di questo interscambio, nella necessità di sostenere anche la domanda interna con una maggiore relazione con paesi occidentali e con gli Stati Uniti, questo potrebbe far propendere per un intervento magari un po' più forte. Abbiamo perduto, ecco, è tornato. Livello Sì, sei tornato diplomatici Marco, non ti sentivamo più. l'ostacolo per i legami della Cina con l'Occidente. Ok. E quindi, insomma, come dire, Io forse perso, non so Sì, no, se mi adesso ti sentite. sentiamo, ti abbiamo perso per un istante, ma sei tornato. Diciamo che la Cina in questo momento, quindi, è davvero l'ago della bilancia, potrebbe essere l'ago della bilancia. Esattamente, sì, potrebbe essere l'ago della bilancia, a maggior ragione in questo momento in cui deve affrontare questo problema interno. Certo, assolutamente sì. Marco, io ti ringrazio. No, l'ultimissima cosa, tornando sul discorso della Russia e Ucraina e con i nostri aggiornamenti, insomma, a livello se l'Europa sarebbe pronta al sesto pacchetto di sanzioni, ma insomma, anche lì non so quanti risultati si stanno vedendo, se non insomma, un po' ritorcersi contro di noi, no? Allora, guarda, è stato fatto un calcolo di quanto, diciamo, le possibili ritorsioni dei pacchetti sanzionatori fin qui predisposti contro la Russia ci siano per l'economia russa e per le nostre economie. Sì. Sono all'incirca 16 volte maggiori per le economie. Aspetta, Ciò aspetta, detto, aspetta, aspetta, Marco, perché sei andato l'elemento via che per un farebbe istante. cambiare. Aspetta, 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 aspetta. No, perché abbiamo perso proprio il dato che è importante. Hai detto, è stato fatto un calcolo, sono circa 16 volte e poi ti abbiamo perso. Quindi, per favore, ripeti questo dato. L'impatto, le Sì. ripercussioni sono 16 volte maggiori delle sanzioni sull'economia russa rispetto alle nostre economie. Quindi hanno un effetto molto più forte sull'economia russa, un effetto negativo ovviamente, no? Quindi un effetto Certo. diciamo che quello voluto e cercato con le sanzioni. Tuttavia, questo non basterà finché non si metterà in atto la vera sanzione, la madre di tutte le sanzioni, lo si è detto, quindi lo stop dalle importazioni di gas. Non tanto di petrolio quanto di gas. Per questo ci vorrà ancora molto tempo, però in questo sesto pacchetto, se entrasse effettivamente una riduzione forte delle importazioni di petrolio, sarebbe comunque un passo ulteriore in questa direzione. Va bene, questo è un dato interessante, ci ritorneremo. Grazie a Marco Girardo, caporedattore economia di Avvenire. Ti seguiamo naturalmente su Avvenire e poi ci sentiamo sulle fonti TV. Grazie mille.
Grazie a voi. Grazie.